Stavamo guidando in autostrada quando una macchina, nella quale c'erano due uomini mascherati, ci affiancò gridandoci di fermarci. Reginald disse che avrebbe cercato di andare più veloce, ma appena iniziò ad accelerare, subito cominciarono a sparare alla nostra macchina. Capì che se ci fossimo fermati saremmo stati completamente alla loro mercé. Così invece accelerai. Ma anche loro accelerarono e spararono diversi colpi alla nostra macchina, uno dei quali colpì Nicholas alla testa. Due giorni più tardi fu dichiarato cerebralmente morto. La morte di Nicholas Green sconvolse il mondo e lo cambiò. Calabria era il 29 settembre del 1994, chilometro 355 sulla vecchia Salerno-Reggio, tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Serre, territorio di Vazzano, direzione sud. Erano le 22:30 circa di un'umida sera d'autunno. Nicholas, assieme alla sorellina Eleanor, dormiva sui sedili posteriori di una Y10 che il papà Reginald aveva noleggiato a Roma. Reginald era alla guida, la moglie Margaret era sul sedile passeggero anteriore. Provarono a fermarsi all'area di servizio di Pizzo, ma c'era troppa luce e troppo rumore. Così decisero di proseguire verso la Sicilia, altra tappa del loro viaggio in Italia. Una macchina guidava accostata alla nostra. Era una piccola macchina a noleggio da Roma. Mi sporsi per guardare oltre e vidi degli uomini mascherati, uno dei quali aveva una pistola in mano e gridava contro di noi. Ma non avevamo idea di cosa stessero gridando. Furono attimi di terrore. Un finestrino frantumato, Reginald fu ferito ad un braccio e accelerò per distanziare l'auto di quei criminali.